Bentornati su Mezz'ora d'aria, il programma di Arachne TV che parla di giustizia e carcere. Sono tornati a trovarci i fratelli Occhionero, questa volta insieme. Francesca Maria Occhionero e Giulio Occhionero. Ricordiamo che entrambi hanno raccontato a Mezz'ora d'aria la vicenda giudiziaria, ma anche il percorso trascorso all'interno delle carceri romane di Re Bibbia e di Regina Coeli. Oggi invece sono tornati perché chiedo ad entrambi come mai sono stati già condannati in primo grado e invece, oltre a quel procedimento, risultano ancora indagati per fatti probabilmente simili a quelli che li hanno visti in carcere per 9 mesi a Francesca e 13 mesi a Giulio. Buonasera e grazie per essere tornati. Buonasera dottore, buonasera. Grazie per averci riospitato. Un'altra mezz'ora d'aria insieme. Volentieri, molto volentieri. Diciamo che qui non possiamo passeggiare, anche se e la location è completamente diversa da quella delle aree delle carceri che purtroppo o per fortuna conosciamo. Non solo, ma le dico di più, la location non solo è diversa, ma pur essendo una sala chiusa i passi sono maggiori di quelli che potevamo fare nell'ora d'aria, almeno io che avevo 80 passi contati. È più grande, questo va raccontato e va detto, questa trasmissione serve anche non solo a denunciare ma anche a sensibilizzare l'opinione pubblica. Per fortuna non tutti passano dalle carceri, però raccontare le carceri fa bene ed è giusto, e fa bene anche perché probabilmente parlandone arriveremo un giorno ad avere strutture meno affollate e più dignitose per i detenuti. E spero solo per quelli che hanno sbagliato e non per quelli che lo vivono ingiustamente. Cosa in realtà è successo? Perché oltre a voi in questo procedimento c'è anche vostra madre coinvolta. Sì. Esatto, non so se vuoi... Guardi, diciamo il procedimento nella sua fase iniziale, come è stato avviato, in realtà è stato avviato per un articolo del codice penale molto grave, il 256, era almeno l'articolo che figurava nel primo atto del procedimento. Vogliamo tradurre l'articolo per chi non è avvocato? Acquisizione di informazioni riguardanti la sicurezza nazionale, quindi è un delitto contro la personalità dello Stato molto grave, e diciamo è il primo articolo che noi abbiamo visto nel primo atto che abbiamo vissuto, cioè la perquisizione nell'ottobre del 2016. Poi però nel giorno del nostro arresto questo articolo 256 era sparito e ci venivano contestati i reati informatici, quindi diciamo la procura è andata un po' per fasi alterne, prima dovevamo essere delle spie, poi era solo il reato informatico, e dopo un po', quando è stato chiesto il giudizio immediato, abbiamo scoperto che il procedimento per l'articolo 256 è tuttora pendente, ormai è pendente da 2 anni e mezzo, quindi oltre qualunque termine indagini preliminari, e noi riteniamo che semplicemente nel procedimento 256 siano confluiti una serie di atti di indagine anche a discolpa degli indagati che la Procura di Roma non vuole produrre alla nostra difesa, premesso che la Procura di Roma ha già commesso negli illeciti nel non produrre documenti che riguardavano prove acquisite per questo procedimento per cui siamo stati condannati, e questo è un illecito che io ho segnalato alle procure, ma naturalmente nessuno ha preso provvedimenti contro la Procura di Roma. Però il procedimento 256 si tiene aperto indefinitamente per impedire alla difesa dei fratelli Occhionero di accedere agli atti, probabilmente perché su quello procederemo. Io le faccio presente, lei lo saprà meglio di me, che c'è una disparità enorme tra i termini che devono osservare gli avvocati, le difese, e i termini che deve osservare l'accusa, la procura. Allora, se tu con la difesa non rispetti un termine, sei fuori, è scaduto. La procura, nella fattispecie del 256, quindi parliamo di attentato alla sicurezza nazionale, avrebbe avuto 12 mesi di termine per decidere se i fratelli Occhionero dovevano essere inviati a giudizio per attentato alla sicurezza nazionale o se andava archiviato. Ai 12 mesi la procura ha chiesto poi, scaduti i 12 mesi, altri 12 mesi di proroga, che faccio notare, a noi sono stati notificati 6 mesi dopo. Quindi la procura ti può notificare di aver chiesto una proroga di indagini con 6 mesi di ritardo. Quindi sono trascorsi 24 mesi, ad oggi ne sono trascorsi 36, quindi non è possibile dare un'ulteriore proroga. Perché viene fatto tutto?
tutto ciò, perché in questo modo nostra madre è ancora iscritta nel registro degli indagati, noi siamo ancora inseriti nel registro degli indagati, in questo modo la procura può ancora accedere alle nostre conversazioni telefoniche, alle nostre conversazioni telematiche, dalle quali evince dati che riguardano l'indagine a suo carico. Quindi la magistratura utilizza uno strumento a sua disposizione per avere informazioni su un procedimento che la riguarda. Questa è una cosa folle, a mio avviso, ed è un pericolo per la democrazia. Adesso io non voglio passare per la visionaria che dice siamo tutti in pericolo, ma lo siamo, perché oggi è toccata ai fratelli Occhionero, ma se domani decidono che il dottor Nicosia, che serve come pedina in un qualche tipo di procedimento, sarà il dottor Nicosia, e può capitare a chiunque. E questo strapotere e questo abuso che viene fatto delle leggi va in qualche maniera arginato, perché noi siamo in presenza di un organo che controlla se stesso e che quindi può abusare nel modo in cui vuole di qualunque termine. Noi abbiamo fatto esposti, segnalazioni, che cosa succede di quel procedimento a carico degli Occhionero. Sapete quanto degli Occhionero in 36 mesi quante risposte abbiamo avuto? Zero. Cioè nessuno si sta preoccupando che noi siamo ancora intercettati, che mia madre è ancora intercettata, cioè una persona di 80 anni è ancora intercettata. Le faccio un esempio. Negli esposti che io ho fatto alla Procura della Repubblica di Perugia, e per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per il dottor Albamonte, questo è sicuramente un segno importante di, comunque, di giustizia e di garanzia. Magari non porterà a nulla, mi auguro invece che porti a fare chiarezza, certo, però comunque il fatto stesso di trovare un magistrato, un GIP coraggioso che trattano comunque una denuncia in questi termini e propongono il rinvio a giudizio di un magistrato, già comunque apre, certo, una finestra, certo, a quello che dovrebbe essere un po' così il futuro di un paese democratico. Certo, io ho fatto presente alla Procura di Perugia la dottoressa Gemma Miliani, che poi è stata resa famosa dall'inchiesta sul CSM, ma già lavorava sull'inchiesta Roma per il fatto della mia denuncia, che il procedimento 256 serve al dottor Albamonte intercettando il nostro... Che è il pubblico ministero del primo procedimento. Nel caso di entrambi. Di entrambi. E che è indagato dalla Procura di Perugia. Utilizzando il procedimento per il 256 stralciato, lui intercetta le nostre comunicazioni anche quando io mando documenti alla Procura di Perugia che indaga su di lui. Quindi io ho fatto presente alla dottoressa Miliani. Si crea una situazione di conflitto di interessi spaventosa, cioè il dottor Albamonte, che è il suo indagato, intercetta le comunicazioni tra me e lei e sa ancora prima che io depositi un atto alla Procura di Perugia cosa conterrà quell'atto. Cosa contiene quell'atto? Cioè il segreto di indagine non è ridicolizzato, è calpestato. Perché in realtà lui non è stato sospeso, lui continua ad esercitare. Noi abbiamo fatto una richiesta di sospensione al procuratore capo, o di trasferimento, semplicemente perché si era creato un conflitto di interessi, esatto, e abbiamo ottenuto dal procuratore capo Giuseppe Pignatone come risposta che non c'era alcun conflitto di interessi, ma la questione nasceva, il problema nasceva da un'antipatia personale dell'indagato. Cosa che non c'era. Comunque l'abbiamo segnalato anche al Consiglio Superiore della Magistratura. Che in Italia ha un ruolo così un po' ambiguo, sì, purtroppo tra i laici e i magistrati, la politica, il CSM non ha dimostrato in Italia di avere un grande potere. No, le posso dire che non è successo niente, ma non è successo niente per il pubblico ministero Eugenio Albamonte, non è successo niente per gli ufficiali del CNAIPIC che sono anche sotto richiesta di rinvio a giudizio, non è successo niente nemmeno per l'ausiliario di polizia giudiziaria, i cui diritti sono aggravati dall'aver agito in veste di ausiliario di polizia giudiziaria, che è ancora ausiliario di polizia giudiziaria del CNAIPIC, tanto che le notifiche fatte dalla Procura di Perugia hanno notificato Federico Ramondino presso la sede del CNAIPIC. Quindi secondo me è una situazione di ridicolizzazione della giustizia. Qual è la reazione da parte dei vostri legali a tutta questa vicenda, che comunque ha del pirandelliano? Perché sì, io ricordo sempre quando si tratta di fatti così strani, il mio corregionale, il mio comprovinciale Luigi Pirandello, che in realtà è un po', questa storia è un po' pirandelliana. Sì, sì. Cioè, qual è la reazione dei legali e la risposta da parte dello Stato? Guardi, i nostri legali, diciamo, in una prima fase del dire facevano fatica a credere a ciò che noi descrivevamo. Nel corso di questi quasi 3 anni ormai
siamo passati dalle mie denunce scritte a mano dalla cella del carcere a denunce che ora ci vengono suggerite dai nostri legali. L'ultima è veramente completamente frutto della loro ricerca, l'ultima che abbiamo depositato non so che decorso avrà, perché ormai i nostri legali sono entrati molto bene in questa area, anche in quella informatica. E certo ci è voluto tanto perché è un procedimento complesso, però diciamo... Loro sono profondamente indignati, perché loro manifestano continuamente la loro indignazione di fronte a questo... da questa indifferenza nei confronti del rispetto dei termini, ma sono anche completamente inermi, cioè hanno completamente le mani legate, perché ogni volta noi facciamo un esposto, facciamo un secondo esposto, segnaliamo, ma a tutto questo non ha seguito nulla, e quindi noi vediamo, è come Davide che combatte contro Golia, loro si agitano tantissimo perché hanno capito il contenuto, hanno capito che c'è una violazione, ma in realtà non è come combattere contro un gigante, nessun potere. C'è una totale dissimmetria, ma noi abbiamo assistito in aula a una totale dissimmetria, cioè abbiamo assistito, si possono risentire le trascrizioni ed è imbarazzante, cioè l'avvocato della difesa che cerca di parlare viene zittito dalla giudice 35enne che invece permette qualunque cosa al collega di stanza sostituto procuratore, e questa è una dissimmetria incredibile. Cioè quando Berlusconi parlava della separazione delle carriere, tutti dicevano beh, ma sì, ma in fin dei conti lui ha i suoi interessi, lui aveva perfettamente ragione, ma perché oggi un giudice avrebbe fatto gli interessi degli italiani, di tutti gli italiani. Ma l'italiano dice tanto è un qualcosa che non capiterà mai a me. Forse si è accorto prima di altri che è una cosa che può capitare a tutti, la separazione della carriera, la responsabilità civile e penale del magistrato probabilmente potrebbero essere strumenti importanti per mettere ordine alla giustizia. Guarda, io le vorrei anche far notare un altro aspetto che diciamo è arrivato alla nostra attenzione solo recentemente con l'inchiesta sul Consiglio Superiore della Magistratura, perché in alcune delle intercettazioni si sente anche il dottor Eugenio Albamonte parlare del procuratore capo di Roma, della nomina. Il dottor Albamonte fa un commento negativo sui procuratori provenienti da Firenze dicendo a Roma non ce li vogliamo. Allora io mi dico, se questa è la capacità del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, qual è il potere di influenza che ha il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati su un giudice di 35 anni appena arrivato a Roma? Cioè, noi combattevamo contro un'azione genuina della Procura della Repubblica di Roma o contro un pubblico ministero che in qualunque momento poteva dire al giudice: io sono il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e te lo faccio vedere perché vengo in tribunale portandomi un membro del Consiglio Superiore della Magistratura, come le ho già detto in una precedente puntata, il dottor Giuseppe Cascini. Quindi che garanzia è questa di equità per la giustizia? Nessuna. Ricordiamo che in questo procedimento c'è una cittadina americana. Certo. Cosa fa l'ambasciata a garanzia della cittadina americana e cosa fanno gli Stati Uniti a garanzia della cittadina americana? Che comunque Francesca Occhionero, la dottoressa Francesca Chiaro, è italiana, comunque ha un passaporto americano ed è cittadina americana. Qual è l'intervento da parte, a garanzia sua, da parte degli Stati Uniti? Dunque, lei dice bene, io ho una doppia cittadinanza, sì, esatto, ho un doppio passaporto, certo, cosa che feci valere subito anche in fase di perquisizione, disse: attenzione, io sono una cittadina americana, vorrei chiamare anche un avvocato americano, e ovviamente la mia non è stato possibile nominarlo. Io la prima cosa che ho fatto, ho chiamato l'ambasciata americana. L'ambasciata americana si è presentata, il dottor Tajani si presentò. In carcere? Si presentò in carcere, venne in carcere, si presentò il giorno dopo. Io chiesi la presenza, si sarà presentato un paio di mesi dopo. E io gli dissi: attenzione, io segnalai, ci sono stati degli abusi, degli accessi sul territorio americano, le ricordo. E lui immediatamente mi disse: no, dottoressa, noi ci possiamo occupare solo di quello che riguarda le sue condizioni carcerarie, ma lei come sta? Io gli dissi: come vuole che stia? Male. Sono qui, la mia dignità è sotto i piedi, sono in un carcere. Faccio vedere che nei carceri femminili, da quello che mi ha raccontato mio fratello, nel carcere maschile è diverso, non c'è una distinzione tra reati dei colletti bianchi piuttosto che omicidi o stupri o cose del genere, siamo tutte miste. Cioè io ero con le Rom, ero con le assassine, ero con le camorriste, degnissime persone, ma ero insieme a tutti quanti. Quindi alla domanda: a lei come si trova? Male, malissimo. Quindi i miei materassi sono scaduti, qui c'è dentro ci sono 42 gradi d'estate e meno 5 d'inverno. Però lei ci raccontò che comunque non è stata
male con le sue compagne di detenzione, a prescindere da reati poi contestati o commessi, ma comunque è stata male perché la sezione, il carcere... Sono stata male perché il carcere è carcere. E qui tu stai in 6 metri quadri, chiusa con un'estranea, a volte con 4 estranee, esatto. È chiaro che stai malissimo. E comunque io notai subito una certa riluttanza da parte dell'ambasciata. L'ambasciata in realtà non l'ha garantita. L'ambasciata non mi ha garantito, e loro sono tornati in carcere quando io scrissi dicendo: io scriverò direttamente al presidente Trump perché qui c'è qualcosa che non va, io voglio segnalare degli abusi a me come cittadina italiana, ai server che stanno sul vostro territorio americano. Andammo addirittura, non appena io fui liberata, io chiesi la possibilità di andare in ambasciata americana, chiesi al pubblico ministero e alla giudice di andare all'ambasciata americana, e mi venne rigettata questa richiesta. Mi venne rigettata in quanto ambasciata americana era territorio straniero e quindi io non potevo uscire dal comune di Roma, io non mi potevo recare all'ambasciata americana. Quando lo comunicai all'ambasciata, lì c'è una fiammata. Era un espatrio, in realtà. Era un espatrio, secondo loro era una forzatura evidente, perché via bene. Era un espatrio, mi sarei potuta rifugiare nell'ambasciata americana. Di rimanere lì per tutto il tempo. E quindi mi venne negata questa possibilità. Io lo comunicai all'ambasciata americana, che ebbe un rigurgito di orgoglio nazionale in quell'occasione, e quindi dissero: come, non la fanno venire, usciamo noi. Quindi incontrai di nuovo il dottor Tagliani e l'allora console con gli avvocati, rifeci presente: signori, guardate che noi stiamo segnalando, vogliamo prendere contatti, e ancora una volta noi non possiamo fare niente. Come l'ambasciata non potesse fare niente nei confronti di un'aggressione al loro Stato, che è il più grande alleato degli Stati Uniti, degli italiani da parte dell'Italia, io ancora mi devo chiedere come mai. Il funzionario dell'FBI che aveva collaborato con la procura di Roma, Ramsey, venne prima rigettato come test. Nel momento in cui si convocano i testi, sia la difesa, la procura fanno una lista di testi, non so se tutti lo sanno, e venne il Kieran Ramsey venne rigettato inizialmente dalla procura di Roma, non volevano sentirlo. Poi successivamente mandò lui una lettera dicendo che lui si appellava non mi ricordo quale normativa, per cui non sarebbe venuto in aula a testimoniare. Cosa molto anomala, perché assurdo, no? In fin dei conti hai partecipato alle indagini, certo. Sei stato polizia giudiziaria, devi venire, non vuoi venire. Cioè, ci fu un atteggiamento da parte dell'ambasciata americana stranissimo, che insomma noi stiamo cercando di chiarire adesso nei nostri contatti con gli Stati Uniti, però sicuramente fu molto anomalo. E guardi, le devo dire che poi nella mia corrispondenza che ho avuto sia con FBI che con le commissioni intelligence degli Stati Uniti, sono emersi diversi altri casi in cui segnalazioni arrivate al controspionaggio negli Stati Uniti, che avevano a che fare con accessi abusivi a sistemi informatici da governi stranieri, sono state deliberatamente ignorate. Allora, quello che è stato detto a Francesca, cioè che i funzionari dell'ambasciata potevano interessarsi solo delle condizioni carcerarie, è un falso colossale, qualcuno ne dovrà rispondere, perché da quello che vedo io e da come stanno perseguendo i funzionari dell'FBI, che non hanno dato corso a segnalazioni di attacchi informatici contro il territorio americano, io credo che qualcuno nell'ambasciata americana a Roma abbia agito in maniera molto sbagliata, e purtroppo sono gli stessi nomi di quelli che figurò nell'inchiesta sul presidente Trump, che facevano venire un individuo cittadino britannico, ex agente dei servizi segreti britannici, che scriveva un dossier sul presidente Trump, però guarda caso tutto si faceva a Roma, all'ambasciata americana a Roma. Quindi io credo che ci sia molto da scoprire, e questo probabilmente è compito dell'amministrazione americana, perché difficilmente le nostre procure della Repubblica... Ma poi le pare normale, gli americani che sono venuti a prendersi i piloti che tranciarono la funivia del Cermis, provocando i morti, se li sono presi, li hanno riportati, li hanno portati via... Adesso anche, guardi nel caso dei due ragazzi americani, no? La stranezza del ragazzo che è stato trovato bendato, che sembra proprio un escamotage per tirarlo fuori, e poi una cittadina americana che ti sta dicendo attenzione, hanno violato il vostro spazio cibernetico, mi stanno tenendo in condizioni pessime, voglio parlare con il presidente dell'amministrazione, noi non possiamo fare niente. Ma quando mai voi avete visto un atteggiamento così remissivo degli Stati Uniti? Stiamo parlando degli Stati Uniti, che non battono ciglio nel mettere quanti dazi alla Cina, a un'altra potenza mondiale. In realtà è chiaro che probabilmente l'attacco era Trump.
L'attacco era Trump, è evidente, e all'ambasciata c'era qualcuno che faceva da sponda in Italia. Man mano che vengono declassificati i documenti a Washington, adesso alcuni sono del Dipartimento di Giustizia, compare il nome Occhio Nero. Esatto, gli ultimi articoli pubblicati da giornali internazionali in inglese, tradotti in italiano, e chiaramente portano secondo me anche a conoscenza delle persone vicine a Trump di tutta questa vicenda. Cioè, qualcosa accadrà probabilmente, no? Ci aspettiamo di sì. Quali sono le notizie che avete, quelle ufficiali, quelle giornalistiche? Guardi, diciamo, molto si svolge per contatti via email, ma io devo dire, lei noterà anche che funzionari delle forze dell'ordine e anche del Dipartimento di Giustizia hanno scritto in pubblico su Twitter, quindi volevano far vedere che lavoravano a questa questione. Quei giornali che lei vede sono parte della una è una dichiarazione del Partito Repubblicano, perché Tea Party è un'ala del Partito Repubblicano che ha parlato del caso Occhio Nero, quindi insomma, un conto è una dichiarazione di stampa, un conto è una dichiarazione del partito del presidente. Vi sentite un po' più protetti, un po' più garantiti da questo punto di vista rispetto al primo procedimento? No? Beh, le posso dire che abbiamo avuto molta più solidarietà adesso dagli americani, dagli Stati Uniti, che ci dicono siamo con voi, dice, voi avete sventato questo complotto. Poi sai, gli americani come sono nazionalisti, tranne l'ambasciata americana, gli americani sono molto nazionalisti, cioè voi avete sventato questo complotto, avete retto, vi siamo vicini, le manifestazioni di solidarietà a mia madre, una solidarietà che noi non abbiamo avuto da persone vicinissime, per esempio. Quindi alla sua risposta diciamo sì, ci fa piacere, ci sentiamo sicuramente più sicuri. Certo, vorremmo maggior sostegno anche in Italia, ma questo non dal punto sarà di vista semplice. Della valutazione, se vogliamo farla numerica, del complesso della vicenda giudiziaria, io devo dire che credo che dei 100 illeciti che ho segnalato alla Procura della Repubblica di Perugia, forse la Procura della Repubblica di Perugia sta procedendo su 20. Ci sono almeno due modelli 45, l'ultima volta che ho fatto un'estrazione sul mio modello 335, e poi sta procedendo il Dipartimento di Giustizia americano per la questione degli attacchi informatici, che è una questione che riguarda l'NSD, la National Security Division del Dipartimento di Giustizia. Non sappiamo a che punto sono, cosa stanno facendo, però stanno lavorando. Vostra madre come ha reagito, come vive questa vicenda? Beh, mia madre, mi permette di dire, è stata eccezionale in questa occasione. Vi ha seguito in carcere entrambi? Ci ha seguito, ci ha sostenuto, e chiaramente mia madre è sola ed è stata sola in questo periodo, perché ha dovuto raccogliere tutte le energie, tra l'altro era reduce da una frattura della rotola, quindi anche era anche poveraccia menomata fisicamente, ma ha dovuto tirare, dopo il primo momento di depressione, ha dovuto tirare fuori il meglio di sé e doveva dividersi. A un certo punto si è dovuta dividere tra me e mio fratello, perché inizialmente poteva venire solo da me, anche se essendo indagata per favoreggiamento per il primo mese e mezzo non poteva venire neanche da me, poi è potuta venire da me, dopo circa 3 mesi è andata a Giulio, quindi si divideva tra noi. E devo dire ha retto molto bene. Certo, è preoccupata da questo procedimento pendente che non si chiude, quindi è un accanimento. Lei vive col terrore. Lei ancora oggi mi ha detto: io non mi libererò mai più di quella sensazione, di quella sensazione di violazione che ho subito ben 3 volte, perché mia madre ha avuto 3 perquisizioni nell'ottobre, nel gennaio e ne ha avuto un'altra. Ricordiamo che lei è una docente universitaria di filosofia. Mia madre è un professore ordinario, di sociologia generale, è stata nel governo dell'università a fianco dell'allora rettore Frati, ancora oggi partecipa con delle relazioni a convegni nazionali ed internazionali, però è sempre una persona probabilmente ha trattato più volte questi argomenti, ma ovviamente perché è una canita sostenitrice dei diritti umani prima di tutto e civili in secondo piano, e dei diritti delle donne, quindi si è sempre fatto tutte le sue battaglie. In questo caso ha dovuto combattere per i figli, lo sta ancora facendo e si espone anche pubblicamente con continui tweet, comunicazioni, affermazioni, quindi ogni volta dice chissà se rischio querele, denunce, ma certamente c'è un accanimento. Lei dice: io vivo col terrore che vengano ancora a prendervi, che vengano ancora a casa, perché tu non hai certezza del diritto in questo paese, cioè tu non sai quello che può accadere, perché c'è una discrezionalità totale, quindi vivi col terrore. Speriamo che questo non accada, speriamo di vedere. Quanto ha compromesso la vostra vita, il quotidiano, professionale, sociale? Beh, guardi, le dico che io poco prima che succedesse questo avevo rifiutato un posto da vice president di una grande banca britannica, quindi questo potevo permettermi di dire di no a questa proposta.
Devo dire, sono stato fortunato a seguito di questo procedimento, perché poi sono riuscito a trovare un incarico a Credit Suisse, invece in Lussemburgo. Però diciamo l'aspetto compliance, che poi sostanzialmente è una ricerca su Google che le banche fanno sulle persone, è devastante. Nel senso, io ricevo 5 telefonate a settimana da banche, e poi per molti mesi si sono fermate sul compliance. Ora, per fortuna, ho ottenuto un incarico ed è in un governo, non è in una banca, è sempre di natura finanziaria, Un governo però straniero. è un governo straniero. Sempre nel settore finanziario, però ci sono voluti dei mesi, cioè il danno economico che ci ha fatto la Procura della Repubblica Ma è io le dico, dottore, enorme. io oggi, a distanza ormai Lei è rimasta la signora di Roma io Nord sono rimasta la signora di a Roma Re Bibbia, la Nord, ricordano mi ancora, ricordo no? come la signora di Roma Nord, o come Lady Hacker, come mi chiamavano. Lady Hacker. Io ancora oggi non riesco ad avere una carta di credito, ma neanche una carta di credito prepagata. Io ho un conto corrente al Monte dei Paschi di Siena che, da quando sono uscita dal carcere, è bloccato su discrezionalità della direzione, e ancora io non lo posso Questa è utilizzare. una cosa stranissima perché pare che sia vietato solo a chi è stato condannato per 416 bis. Lei non dovrebbe avere alcun problema per aprire un conto corrente o avere una Ma carta il di conto corrente credito. già aperto, su cui passano ovviamente commissioni, cosa che io faccio presente una volta al mese, passo dal direttore che ogni volta cambia e dico: ma signori, mi stanno passando le commissioni? E loro dicono: no, ma si nascondono dietro l'adeguata verifica. Dice: sa, poi il problema è che quando ti hanno gettato addosso il fango non si leverà più, per cui Certo. il direttore che cosa dice? Con quello che le è accaduto. Ah, questo è E grave questo perché è è gravissimo, perché pregiudizio. loro è un pregiudizio, cioè tu sei già stato Lei condannato, non è stata ancora quindi condannata fino al terzo definitivamente. grado di È giudizio ci dice: innocente, io sono secondo l'articolo innocente, però 27 con che quello io che le è voglio capitato. sempre ricordare costantemente, lei e suo fratello Ma l'articolo siete 27, innocenti. purtroppo, Quello non lo quella conosce non lo conosce nessuno. nessuno, e nessuno lo applica soprattutto. La cosa grave è il pregiudizio, certo. Questa è una cosa gravissima. I vostri amici? Alcuni non li abbiamo più Non erano sentiti. amici. Abbiamo capito che non erano amici, altri sono stati vicini, addirittura alcuni hanno preso contatto con i nostri avvocati durante la carcerazione. Sì, sono momenti in cui vedi comportamenti diversi, e molti amici, mi è successo anche del liceo, che non vedevo da 20 anni, invece hanno scritto in carcere come adesso si possono mandare gli email, e quindi sì, con altri abbiamo comunicato così. Beh, è certamente un episodio che stravolge la tua esistenza, non solo la Guardi, tua mi ha detto esistenza, grazie. giustamente, io da 8 mesi ho incontrato fortunatamente una persona illuminata, un amministratore delegato di una casa farmaceutica siciliano, per l'appunto, che ha pensato di offrirmi questa opportunità. Superati i colloqui, io ho dichiarato subito il problema, perché ho detto: quando metteranno il nome su internet, su Google, vedranno il mio nome. Lui ha ritenuto di darmi questa opportunità, quindi io sono tornata a fare un lavoro che forse avrei fatto a 25 anni, l'informatore scientifico, ma che faccio molto volentieri. E lui mi disse: guardi, dottoressa, le dico una cosa, nel carcere, nella malattia, lei vedrà i veri rapporti. Sì, Le diciamo. persone si vedono in queste situazioni, e aveva perfettamente ragione, perché amici e meno amici, persone più vicine, si vedono in queste situazioni. Sono le frasi dette dai, raccontate dai nonni, praticamente da noi si usa spesso, proprio perché purtroppo siamo vittime un po' del sistema più degli altri e spesso capitano il carcere ingiusto, il carcere vissuto proprio come una cosa quasi tra virgolette normale, no? Cioè può capitare di finire in ospedale, può capitare di finire in carcere. Da noi si dice meglio in carcere che in ospedale. Comunque forse siamo un po' più predisposti a avere anche meno pregiudizi nei confronti degli altri. Le mie lezioni iniziano sempre con l'abbattimento del pregiudizio. Il pregiudizio non ci dovrebbe essere. Purtroppo, però, molto spesso, quando si tratta di persone soprattutto conosciute e di notizie che riguardano la politica, in questo caso l'America, l'Italia, la massoneria. Voleva essere strumentale un po', no? Il vostro arresto. È chiaro che per voi è un po' più complicato andare in giro in Piazza del Popolo, in Piazza di Spagna, probabilmente vi conoscono tutti e un po' di fango rimane attaccato. Però l'esperienza carcere, l'esperienza giudiziaria probabilmente serve anche a
a rendersi perfettamente conto che i problemi della vita non sono questi, certo. sono altri, certo. e noi ce ne freghiamo di tutto quello che pensano di noi gli altri, l'importante è che rispondere alla propria coscienza e certo. alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio e dire io sto bene, sono una persona per bene, va bene in questa maniera. Tanto prima o dopo qualcuno metterà i conti a posto, dottore, no? E lei bene. Che si occupa di numeri probabilmente sa che la scienza, lei si occupa di scienza perfetta, che è quella dei numeri, probabilmente riusciremo veramente a tirare fuori il meglio di questa storia. Io vi ringrazio ancora. Grazie a lei, grazie a Aracne TV per questa opportunità. Mezz'ora d'aria, grazie ad Aracne TV, grazie a chi ci ascolta, grazie a chi ci ha ospitato oggi qui per questa mezz'ora d'aria. Buona fortuna, in bocca grazie al lupo, mille. Grazie. Viva il lupo, alla prossima puntata di Mezz'ora d'aria. Grazie. Io vi dico, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi.